Quest'anno abbiamo deciso di trascorrere qualche giorno con il camper nel Parco Naturale dello Shilar, nell'affascinante paesaggio del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Ci siamo concessi un lusso. Abbiamo scelto un camping 4 stelle che sorge circondato dai pittoreschi paesaggi del Parco Naturale dello Shilar. La vista è semplicemente grandiosa e si apre sullo Shilar che ogni sera regala un suggestivo gioco di colori evanescenti nelle sfumature calde del rosso, tipico delle Dolomiti. Il camping Seiseralm è molto bello. Ecco qui un piccolo video su come è strutturato e organizzato. Tu hai un mucciosino? Fale tranquillo. Allora, via. Ma è carino. Ma grande sta intenzione. Il moccioso si dava lì e molti volentieri perché gioca gli ogni. Ma chi è via? Effettivamente è molto bello. Sì, cara, ci sono una lavatrice. Non solo la lavatrice, ma guarda dove stendono la roba. Qui Flavio è rimasto colpito dalla lavanderia con uno spazio dedicato all'asciugatura. Oh, adesso la mangia l'inverno, anche adesso che estate. Perché ricordo che questo campeggio è aperto proprio tutto l'anno, anche in inverno. Di pausa per farvi vedere in generale com'è la cartina e in particolare dove eravamo noi. Con l'autobus è poi facilmente raggiungibile Susia lo Shilar, da cui parte la prima funivia nel nostro caso, e nel momento in cui ci si ferma si fa un piccolo tratto a piedi per poi prendere la seconda funivia che si ferma a questa altezza. Io ho voluto fare questo percorso, ovvero salire da questa parte, raggiungere il rifugio Bolzano, dopodiché scendere da questa parte e fare questo canalone per poi ritornare praticamente al campeggio attraverso questo percorso. Fui via mia di io devo fare un percorso, ci sarà quello là che sale, scende. Adesso sto su, faccio foto, prendo un caffè. Vado là. Discesa al Fie, 3 ore e 10, spero non piova. Io ho mangiato i canederli buoni allo specchio salati, ma bene, iniziamo. Discesa nei boschi Fie dello Shilar. Una rosicchia scarpe. Thank you.
casa. Come on.